Polisano per parlare di un evento che sta arrivando come ogni anno, ormai siamo giunti al quinto anno, Quando Giarre sposa l'amore. Non è solo Quando Giarre sposa l'amore, ma è anche il premio Un amore di donna, giusto Alfio? Certo, ma prima di tutto, tu sei pronto? Perché io lo sono. Sono pronto, siamo prontissimi, stiamo lavorando tantissimo perché davvero l'evento ogni anno che passa è sempre più importante, cresce sempre di più. Eh sì, è vero, mi fa molto piacere. Vedo ultimamente che tante persone mi dicono: e allora ci vediamo la prossima domenica? E allora ci possiamo sedere? E allora io vengo, io ci sarò. E mi fa molto molto piacere. Per questo penso che lo possiamo dire, che stiamo facendo delle cose molto belle, no? Sì, molto belle. Abbiamo anche degli ospiti davvero sempre più importanti. Quest'anno ci sarà un ospite davvero straordinario. È stato a Sanremo qualche anno fa, ma poi rappresenta un po' la storia della musica catanese, e non solo, a livello nazionale e internazionale. Luca Madonia. Io sono felicissimo. Lui è un catanese e questa è la cosa che principalmente a noi interessa, sempre di più partire dalle nostre cose, così come la serata che stiamo organizzando, no? Una serata del tutto giarrese, no? Dalla Corale Polifonica Ionia alla compagnia È vero che c'era il Giarre Calcio? Anche ci sarà il Giarre Calcio, ci sarà la palla canestro, quindi lo sport di Giarre insieme all'arte di Giarre. Sì, anche al teatro, dicevo prima, alla compagnia teatrale ionica, e tantissime altre cose che sono i gioielli di Giarre. Questo è bellissimo davvero. E poi ci sarà invece, come ogni anno, questa sorta di appendice alla manifestazione, all'evento che si terrà appunto il 14 settembre, che il 13 settembre, che si terrà al Palazzo degli Specchi del Comune di Giarre. Sì, anche perché l'evento è un evento sì di spettacolo, ma è anche un evento culturale, e quindi una tavola rotonda sul tema della donna e impresa. E quindi attraverso queste bravissime relatrici ci illustreranno proprio il progetto donna impresa, possiamo studiare meglio, ecco, questo aspetto. Tutto questo grazie anche alla collaborazione con l'assessore Piera Bonaccorsi, alle pari opportunità. La serata sarà poi allietata anche da Meli Ingegnosi, che reciterà proprio uno dei brani proprio sulla donna, e Patrizia Tirenti, che coordinerà un pochino tutta la serata proprio culturale del 13. Ci sarà una conferenza stampa, possiamo anche annunciarlo ovviamente. E forse quella che è il clou, un pochino, che apre un po' il tutto, perché lì vengono dette anche chi sono queste donne giarresi che quest'anno meritano il premio di Un amore di donna. E non vi nascondo che sono delle belle donne, anche se molto giovani, ma delle belle donne giarresi. Allora l'appuntamento è alla conferenza stampa il 10? Sì, al Salone degli Specchi alle 11.30. La cittadinanza è invitata a partecipare. Ma non solo, quindi poi il 13 appunto ci sarà questo incontro al Palazzo degli Specchi, e il 14 io insieme a Flaminia Belfiore avrò il piacere di presentare la quinta edizione di Quando Giarre sposa l'amore. E noi diciamo grazie a te e a Flaminia che ci date questa opportunità di allietarci con questa serata. Ovviamente noi diciamo grazie a voi e ringraziamo in questo caso Libera Ionia News che ci dà questa opportunità di parlare appunto ed arrivare nelle case delle persone, non solo, perché ormai questo giocattolo, no, online, di internet, è diventato davvero sempre più importante, no? Certamente. Allora, a presto. Sì, certo, a prestissimo. Ciao!